E andiamo a vedere invece qual è la forma più comune, la forma sociale più comune per la costituzione di una società. Quando si pensa all'Olanda, si pensa alla cosiddetta BV, che è una sigla per indicare le Private Limited Company, che non sono altro che società a responsabilità limitata, quindi tendenzialmente l'equivalente delle società a responsabilità limitate, illimitata italiane. Sono delle società che appunto schermano i soci dall'azione di responsabilità, che evidentemente può essere fatta valere e può rivalersi fino a concorrenza del capitale sociale, comunque del patrimonio della società, quindi tendenzialmente i soci sono inattaccabili. In realtà, per ottenere una inattaccabilità e una privacy maggiore si utilizza la holding structure, ma la vedremo tra un attimo. Tornando invece alla costituzione delle BV, delle Private Limited Companies, quello che dovete sapere è che gli azionisti possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche, che non è prevista la nomina di un segretario, cosa che invece è prevista soprattutto nelle giurisdizioni di common law, penso a Cipro per esempio, penso a Malta, dove è obbligatorio eleggere quindi un segretario locale, quindi aumentando anche i costi di compliance. Per la Costituzione, sotto un profilo procedurale piuttosto semplice, nella misura in cui dai 2 ai 5 giorni vi direi che avrete la vostra società bella che incorporata, e la notizia del giorno che è possibile farlo anche da remoto, quindi non è necessario doversi per forza recare in Olanda, ad Amsterdam, insomma dovunque vogliate incorporarla all'interno dei confini olandesi la vostra società, potete farlo da casa vostra. Quelli che sono sicuramente più interessanti ai miei occhi sono i vantaggi fiscali, quindi vi direi che parliamo fondamentalmente di 4 vantaggi fiscali sopra tutti. Il primo dei vantaggi fiscali di cui voglio parlarvi è l'imposta sul reddito delle società, quindi il più semplice anche da percepire come importanza, nella misura in cui abbiamo uno dei tax rate tra i più bassi d'Europa, perlomeno come tax rate nominali, che è al 16,5% fino a un turnover, a un fatturato di 200.000 euro di ricavi annuali. Dopodiché, superato il threshold dei 200.000 euro, l'aliquota passa dal 16,5% al 25%. In realtà è previsto una riduzione anche della seconda aliquota, quella del 25% fino al 21%. Originariamente era stata prevista per il 2021, quindi in realtà tra pochissimi giorni. Il problema è che ad oggi stiamo registrando questo video è dicembre 2020. Lo dico per i posteri, questa cosa si farà, chiaramente il Covid ha rallentato, così come in Inghilterra. In realtà si parlava di portare la corporate income tax dal 19 al 17 al 12,5%, chiaramente è arrivato il Covid a spezzare le ossa un po' a tutti, quindi se ne riparlerà, però è in cantiere, questa cosa sicuramente è da monitorare, da tenere sotto controllo. Il secondo vantaggio fiscale è da cercare nelle agevolazioni che nel Benelux in generale, in Olanda comunque in questo caso, sono attribuiti agli IP rights, cioè ai diritti di proprietà intellettuale, perché esistono numerose agevolazioni, dal patent box a crediti per ricerca e sviluppo, che fanno dell'Olanda una giurisdizione particolarmente appetibile se abbiamo un brand forte, un marchio forte, se abbiamo delle proprietà intellettuali da proteggere. Il terzo vantaggio economico è da ricercare invece nell'esenzione da tassazione di tutti quelli che sono i passive income, quindi tendenzialmente interessi, dividendi, royalty in entrata in una società, in una BV, in una private limited company olandese, non sono tassati, e questo sia se sono di fonte locale sia se sono di fonte estera, e questo è uno dei motivi principali per cui il 99% delle strutture, dei gruppi medi e di grande dimensione avranno perlomeno una subholding o una holding all'interno del territorio olandese. Il quarto vantaggio fiscale legato alle persone fisiche, forse ne avrete sentito parlare, si parla del the 30% ruling, è un'agevolazione che viene concessa ai lavoratori dipendenti, i cosiddetti highly skills, quindi che sono particolarmente specializzati. In realtà esistono una serie di requirements, di requisiti da rispettare, tali per cui il lavoratore dipendente assunto all'estero da una società olandese e portato in Olanda può ottenere questa agevolazione, che è molto appetibile evidentemente più che per l'impresa, per il lavoratore. Vi faccio un esempio banale: un lavoratore dipendente in Olanda che può applicare questa regola
lavora, che guadagna un gross income, un salario lordo di 100.000 euro, può ottenere una detassazione di 30.000 euro, quindi invece di tassare i 100.000 euro l'impresa gliene tassa 70 e quei 30 poi glieli restituisce come allowance, come benefit non tassato, quindi in realtà il beneficio è minore tassazione del reddito e poi mi riporto anche qualcosina a casa senza tassarlo proprio a livello di liquidità. E concludiamo invece il video sulle società olandesi andando a capire qual è la cosa più interessante, qual è la struttura più interessante che è possibile fare e che io tendenzialmente ti consiglierei di fare se hai intenzione di guardare all'Olanda come giurisdizione dove incorporare la tua società. Bene, banalmente, tra virgolette, chiaramente per gli addetti ai lavori, è la cosiddetta holding structure. Quindi se vai in Olanda prendi in considerazione l'idea di incorporare non soltanto una trading company ma anche una holding company. Cioè, come funziona la holding structure? Se sei avvezzo al nostro canale abbiamo parlato più di una volta, quindi sicuramente non avrai difficoltà a seguirmi. Il socio, i soci fondatori della società, dell'attività o come dire i partner commerciali del business che hanno intenzione di avviare, invece di incorporare una sola BV ne incorporano due. Una sarà quella che svolge l'attività commerciale e l'altra invece è la holding, che si trova subito sopra l'attività commerciale e subito sotto i soci, diciamo nella struttura di disegnini che ci piace fare a noi tax planner, che ha una duplice funzione, ti direi una triplice funzione in realtà, perché funge da cassaforte, può fungere da cassaforte dell'imprenditore, ha la possibilità, la funzionalità di ridurre i rischi di impresa, i rischi di liquidità e ha anche la funzione di ridurre la tassazione, il tax rate, e evidentemente che è il motivo per cui probabilmente stai ascoltando questo video. Per quale motivo si riduce il tax rate, o meglio si riduce la tassazione? Perché quando il dividendo della società trading, quella che svolge le relazioni commerciali, viene distribuito ai partner, si fermerà nella holding e nella holding non subisce nessun tipo di tassazione, cosiddetto participation exemption. Questo vuol dire che la stessa liquidità può rimanere nelle casse della società holding senza nessun tipo di tassazione. Poi chiaramente a seconda dell'intenzione e della necessità di utilizzare quella liquidità si deciderà se fare il passaggio superiore, cioè ridistribuire il dividendo dalla holding al socio, oppure lasciarlo per svariati motivi di investimento all'interno della holding. È importante sotto il profilo fiscale, soprattutto la holding viene suggerita a chi ha intenzione di vendere la trading, cioè se stai sviluppando un business, una startup di qualsiasi natura con l'intenzione poi domani di alienarla e di guadagnarci un cosiddetto capital gain, quindi una plusvalenza d'alienazione, lo vendi, ti pagano su quanto vai all'impresa, dovresti pagarci le tasse. La holding, che si frappone tra la società che vendi e te stesso come socio, te e i tuoi partner se ne hai, in realtà ti permette di incassare il capital gain senza tasse, quindi stesso discorso del dividendo, per cui è un motivo molto importante da considerare quando si vuole vendere un'azienda. È sempre consigliabile pensare a una holding come cuscinetto. Inoltre la terza funzione della holding è quella di garantirti dai rischi, perché nella misura in cui la società commerciale, che è quella chiaramente esposta, dovesse fallire o dovesse avere delle insolvenze o problematiche di varia natura contrattuale, società commerciale, in realtà c'è uno schermo su che è quella della holding, che ti permette di mantenere i profitti lontani dalle grinfie dei creditori e ti permette allo stesso tempo in realtà di mantenere intatti anche quelli che sono i tuoi crediti pensionistici. Cioè probabilmente se hai una holding il tuo rapporto di lavoro sarà legato alla holding e anche i tuoi contributi ai fini INPS locali sono legati a un eventuale salario o stipendio che erogherà la holding, quindi chiaramente riesci a proteggere in questo modo, quindi tramite holding che ti fa da cuscinetto, sia i profitti dell'impresa che hai portato su e sia quello che hai già versato all'INPS a livello personale, INPS inteso per Social Security Contribution. Sono Luca Taglialatera, se ti è piaciuto questo video clicca like immediatamente, abbonati al canale e attiva le notifiche. Noi ci rivediamo nel prossimo video.